Che ragazzi, che cazzo era quello? Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, e benvenuti di nuovo su The Land of Pain. Gioca con Mike qua, come sempre. Il diario già l'ho letto. Se non l'avete visto, guardatelo nel video precedente. E adesso ragazzi, è iniziato l'orrore, perché siamo stati acchiappati in quella gabbia là, con quelle cose strane, e non so ancora il motivo. Abbiamo toccato... Oh, esamina. Non è che mi... In quella casa c'è una luce accesa. Devo subito chiedere aiuto. Sì, facciamolo. Chiediamo aiuto. Non so però se devo entrare, sinceramente. Ragazzi, c'è luce? È molto buio. Ci deve essere un interruttore qui da qualche parte. Ah, perfetto, che culo. Madonna. Premi il tasto destro mouse per interrompere un'azione. Ok, occupato. Mi sembra più dell'anni 30, anni 40 potrebbe essere. Come sono vestito? No, può essere anche nuovo. Perché c'è la televisione, cavolo, questo è un anni 80. Uff, c'è un odore insopportabile qui dentro, sì. Candela. È bloccata, non c'è modo di aprirla. La scala è spezzata in due. Ah, non posso salire perché la scala è spezzata in due, ok. Ah, qualcosa da cliccare? C'è un sporco ovunque, sarà meglio non bere l'acqua nel rubinetto. No. Qua non c'è niente. La scala è spezzata in due, quindi dovrei salire io su quella scala. Un oggetto curioso. È realizzato con molta cura. Esamina. È troppo buio lì dentro. Meglio non entrarci. No, meglio di no. Che ragazzi, che cazzo era quello? Era gigante. L'avete visto? Che Bigfoot. Ragazzi, era gigante, è passato di là. O era una persona, non credo. No, era troppo grande, ragazzi. Voglio dire, è passato di qua. È passato così, è passato. Era minimo 3 metri, vedendolo da là. E non so se devo andare a vedere qua adesso, sinceramente. Ma non lo facciamo, perché siamo pirle. Siamo fessi, siamo. È bloccata, non c'è modo di aprirla. Qua ci faccio il meme dell'anno. Guardate, è bloccata, non c'è modo di aprirla. Beh, devo già dire che fa un po' di paura, eh. Adesso, il gioco. Non so se ci stanno già jump scares nella demo. Andiamo a scoprire subito. Ok, ruote. Ah! Scala, presa. Ragazzi, per questo giochi giochi d'orrore. Mi piacciono, ragazzi. Oh, cavolo. Oh, cavolo. È chiusa a chiave. C'è molto sangue qui. Se è stato perso da una sola persona, a quest'ora potrebbe essere morta. Eh sì, veramente. Prima cosa chiudiamo. Lui si potrebbe fare i cazzi suoi e stare qua dentro, ragazzi. Però... Eh sì, lo so. E mo? Come si prende? Ah. Ah, qua l'ha messa. Ok. Usa. Minga, mo sbucca qualcosa, ragazzi. Ok. Sta respirando in un modo strano. Questo chi cazzo è? Questo qua non è Cthulhu. Cthulhu. Perché fanno sempre giochi su Cthulhu? Mio Dio, cosa è successo qui? Cosa può aver ridotto un uomo in questo stato? Il sangue è ancora fresco, ma non c'è nessuna traccia di tessuti e organi. Sono rimaste solo le ossa tenute insieme ad una strana resina vischiosa.
Sì, mi dispiace, bello. Vedendo in questa posizione, credo che tu stavi facendo un'altra cosa. Vietate minori. Ok. Esamina, sì. Le candele sono ancora accese. Tutto deve essere accaduto poco tempo fa. Ma non è che io mi vedo qualcosa qua fuori? No. Non ho luce. Ah, i libri. È una quota di libri esoterici. Il titolo parla di antiche idee, rituali proibite, creature mostruose. L'ho detto che ho visto una creatura io grande, ragazzi. Non era una piccolezza. È bloccata, non c'è modo di aprirla. Prima che... Ok. Il codice usato da chi ha scritto il libro è qualcosa di mai visto prima, sia per complessità che per tipo di scrittura. Sembra non seguire alcuno schema logico, con ogni pagina scritta in maniera diversa da quella precedente, come fate voi. Perfetto. I disegni però sono più facili da interpretare. Ci sono... ci hanno già svelato dei dettagli importanti. Pare che il macchinario sia esistito sin dall'alba dei tempi, creato dalla grande... dal grande antico in persona. Ah, ok. Se così fosse, la sua reale funzione potrebbe andare al di là di ogni nostra aspettativa. E sono convinto che con l'aiuto di questo libro, insieme alle conoscenze che con il prescelto abbiamo ereditato, riusciremo a scoprirne i segreti. Scusa ragazzi se faccio un po' di sbaglio a leggere. Scusate, ho detto ragazzi se... Stavo dicendo, scusate se non leggo sempre molto bene, ragazzi, ma sono 20 anni che non ho letto in italiano. Allora, esamina. Questo busto mi mette i brividi. Raffigura una terribile creatura con dei tentacoli. Ok. E mo devo scendere. Grazie al cazzo. Sto pirla. Ok. Ragazzi, non so se devo uscire. Stai buono, Ciccio, stai buono là dove sei. Stai buono. Ok. Mio Dio, è morto. Cosa può averlo ucciso in quel modo? Tanto, ragazzi, devo andare? E la sua pelle? Com'è quello strano colore? Al tatto risulta spessa e molto ruvida. In tasca avevo una chiave, meglio prenderla. Ok, ho preso la chiave. Adesso non mi posso muovere perché sta parlando di nuovo. Ecco qua. Ho preso la chiave. Ma la domanda è: un posto sicuro? Questa non è la... non è la chiave giusta. E io dico che quel cavolo di coso ci viene dietro, credo. Ragazzi, minchia, sono stato io. Madonna santa. Oh ragazzi, calmatevi. Madonna. E qua mi sbucca qualcosa davanti, ragazzi. Ve lo dico io. Non era più vicina quella porta? Non era così lontano prima. Guardate, l'ho aperta. Tutto sangue. Credo che è finito. Oddio. Grazie per aver giocato The Land of Pain. Demo, se vuoi scoprire cosa accadrà più avanti, acquista la versione completa del gioco su Steam. Devo vedere se è già uscita. Me la compro sicuramente. Premi il tasto sinistro del mouse per continuare. Ragazzi e ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Vi piace il gioco? Vi piace The Land of Pain? Me lo comprerò, ragazzi. Ci farò la serie, perché mi piace veramente un sacco. Eh sì, come detto, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like, iscrivetevi ragazzi, seguitemi su Instagram, condividete il video, condividete il mio canale ragazzi, più iscritti, più video naturalmente per voi. Il vostro Mike vi saluta, ciao ciao!